La civiltà di Roma si sviluppò a partire dal IX secolo avanti Cristo. Da una piccola regione a sud dell'Etruria, il Lazio, col tempo i Romani diedero vita all'impero più grande e meglio organizzato del mondo antico. Gli studiosi hanno diviso la storia della civiltà romana in tre periodi, in base alla forma di governo e all'ampliamento dei territori conquistati: monarchia, repubblica e impero. Secondo gli storici, la storia di Roma iniziò intorno al 1000 avanti Cristo, quando i Latini, un popolo di pastori e agricoltori, si insediarono sui colli Albani. Avevano scelto di stabilirsi proprio lì, poiché le zone pianeggianti erano coperte di paludi. In seguito, parte della popolazione si spostò e fondò nuovi villaggi sul colle Palatino, vicino al fiume Tevere. Il territorio dove sorse la città di Roma era situato in una posizione strategica. Si trovava in prossimità dell'isola Tiberina, che consentiva ai pastori e alle loro greggi di attraversare il Tevere più facilmente. Col tempo il fiume divenne una via di comunicazione fondamentale fra la costa e l'entroterra. Da lì passava anche la via commerciale che collegava l'Etruria alla Magna Grecia. Inoltre, sulla foce del Tevere si trovavano delle saline naturali. L'attività agricola, la pastorizia e il controllo del fiume per i traffici e per il commercio del sale resero fiorente l'economia dei villaggi, che intorno al 753 avanti Cristo si unirono e formarono un'unica città, Roma. La prima forma di governo a Roma fu la monarchia, che durò circa 2 secoli e mezzo. I re romani si occupavano di comandare l'esercito, stabilire le leggi, amministrare la giustizia e guidare i riti religiosi. Queste funzioni erano condivise con il Senato e con i comizi curiati. Il Senato era un'assemblea di cittadini anziani e nobili, i patres, che erano i capi delle famiglie più importanti. I senatori eleggevano il re, lo affiancavano nel governo della città e nel decidere nuove leggi. Le decisioni del Senato dovevano essere approvate dai comizi curiati, assemblee popolari composte dai maschi adulti delle famiglie nobili. Essi esprimevano giudizi sulle decisioni del re e del Senato, e in caso di dichiarazioni di guerre. Secondo la tradizione, al comando di Roma si alternarono 7 re. Considerato il lungo arco di tempo della monarchia, è probabile che siano stati molti di più. I primi 4 avevano origine latina, gli ultimi 3 origine etrusca. Ciò dimostra che tra latini ed etruschi vi furono scambi commerciali e culturali. Ecco allora l'elenco dei 7 re. Romolo, latino, fondò la città e istituì le prime leggi. Numa Pompilio, sabino, riformò il calendario e stabilì i compiti dei sacerdoti. Tullo Ostilio, sabino, il re guerriero che estese il dominio di Roma su tutto il Lazio. Anco Marzio, sabino, fece edificare il ponte Sublicio e il porto di Ostia sul Tirreno, per favorire i commerci. Tarquinio Prisco, etrusco, fece costruire la Cloaca Maxima, una delle più antiche condotte fognarie, il foro, cioè la grande piazza al centro della città, e il Circo Massimo. Servio Tullio, etrusco, rese obbligatorio il servizio militare e aumentò il numero dei senatori. Fece inoltre costruire le mura. Tarquinio il Superbo, etrusco, fu così crudele che nel 509 avanti Cristo i Romani si ribellarono e lo cacciarono. Questo evento segnò la fine della monarchia e l'inizio di una nuova forma di governo, la Repubblica. Questa parola deriva dal latino res publica e significa cosa di tutti. Con la Repubblica, infatti, il compito di governare spettava ai cittadini romani e non più al re. I cittadini esercitavano questo potere attraverso 2 assemblee. Il Senato, formato dai rappresentanti delle famiglie più ricche. Era la massima autorità e si occupava di tutte le questioni politiche e militari più importanti. I suoi membri restavano in carica per tutta la vita. I comizi centuriati, assemblea a cui partecipavano i cittadini romani adulti suddivisi in base al reddito. Ne erano esclusi schiavi e donne. Aveva poteri limitati.
non poteva agire senza il consenso del Senato e non poteva modificare le leggi, ma solo approvarle o respingerle. I comizi eleggevano i magistrati. Ai magistrati venivano affidati diversi incarichi pubblici, le magistrature, che duravano circa un anno. In base ai compiti che svolgevano, si distinguevano in i consoli, eletti in coppia ed erano i più importanti. Guidavano la Repubblica e comandavano l'esercito. Ogni console controllava l'operato dell'altro attraverso il diritto di veto, che serviva a bloccare le decisioni ritenute sbagliate. In caso di grave necessità potevano essere sostituiti con un dittatore, che rimaneva in carica 6 mesi. I censori stabilivano le tasse da pagare. I questori amministravano il denaro pubblico. Gli edili erano responsabili della costruzione e della manutenzione di strade ed edifici pubblici. I pretori amministravano la giustizia. L'attività principale dei romani era l'agricoltura. I contadini coltivavano ortaggi, grano, farro, orzo e lino. Grazie alla coltivazione di olivi e viti si producevano grandi quantità di olio e vino. I romani allevavano maiali, capre e pecore per la carne e il latte, i buoi per il lavoro nei campi. Allevavano anche cavalli, impiegati soprattutto nell'esercito e negli spettacoli pubblici. Infine gli asini, per trainare i carri con le merci. La pesca era molto praticata nei fiumi, nei laghi e in mare, poiché il pesce era uno dei cibi preferiti dei romani. Nelle botteghe gli artigiani producevano oggetti di rame, bronzo e argento lavorati finemente. Producevano anche mattoni, marmo e vetro utilizzati nelle opere pubbliche. I fabbri erano abili nella lavorazione del ferro, con il quale forgiavano strumenti da lavoro e armi per l'esercito. Dagli orafi etruschi e greci, i romani avevano imparato a lavorare i metalli preziosi come l'oro e l'argento. I ceramisti modellavano e vendevano vasi, anfore e statuette. I mercanti commerciavano cibo, stoffe e manufatti artigianali. I prodotti venivano conservati in grandi anfore e trasportati via terra su carri riuniti in carovane e via mare su grandi imbarcazioni. Alla foce del Tevere sorse il porto di Ostia, un importante attracco per le navi provenienti da tutto il Mediterraneo. A Roma il potere era in mano alle famiglie più ricche. I gruppi familiari che avevano antenati in comune costituivano una gens, ossia una stirpe, che portava il nome del proprio fondatore. La società romana era suddivisa in 2 classi sociali molto rigide: patrizi e plebei. I patrizi erano considerati i padri fondatori di Roma, nobili discendenti delle gens più illustri. Erano proprietari di terre, godevano di tutti i diritti e ricoprivano incarichi politici e religiosi. I plebei erano contadini, artigiani e commercianti, persone libere che costituivano la maggior parte della popolazione. I plebei non potevano avere incarichi pubblici né sposarsi con i patrizi. Anche chi era benestante era destinato a rimanere plebeo a vita. Alcuni plebei, per migliorare la propria condizione sociale, si mettevano alle dipendenze di un signore e offrivano i propri servizi in cambio di protezione. Diventavano così clienti. Gli schiavi erano prigionieri di guerra o persone che non avevano saldato i propri debiti. Con la conquista del Mediterraneo, Roma ebbe un numero sempre maggiore di schiavi sparsi nelle campagne, nelle città e nelle miniere. Vivevano in condizioni molto dure e i padroni esercitavano su di loro diritto di vita e di morte. Se guadagnavano la fiducia del proprio signore, gli schiavi potevano riconquistare la libertà. In questo caso diventavano liberti e i loro figli erano uguali in tutto agli altri cittadini romani. Nella società romana, la famiglia aveva un ruolo molto importante. Su tutti i componenti comandava il pater familias, cioè il padre, che aveva potere illimitato, e le sue decisioni non potevano essere messe in discussione. Quando una donna partoriva, il bambino veniva deposto vicino al padre. Se lo prendeva in braccio, entrava a far parte della famiglia, altrimenti veniva abbandonato.
Nella società romana le donne plebee erano sottomesse prima al padre e poi al marito. Potevano lavorare con i loro mariti e si occupavano della casa e dei figli. Le donne patrizie, chiamate matrone, pur non potendo accedere alle cariche pubbliche, godevano di un certo rispetto. Erano educate fin da bambine a diventare madri e buone spose. Gestivano la casa aiutate dalle ancelle e svolgevano attività di tessitura. Alcune donne invece erano destinate a diventare sacerdotesse del culto di Vesta, la divinità del focolare domestico.